La scienza può risolvere i nostri problemi, ma può anche crearli. L'incremento della popolazione si traduce in un aumento della pressione sulle risorse umane e in una minaccia al tradizionale stile di vita di molte comunità. Benvenuti a Creta. Qui le estati diventano sempre più lunghe, calde e secche. Positivo per il turismo, ma non per gli agricoltori come Nikos Epitropakis, preoccupato che le risorse di acqua dolce siano destinate ad esaurirsi. L'intero paese affronterà il problema della scarsità d'acqua, poiché i bisogni stanno aumentando. Questo sarà il problema che la prossima generazione dovrà affrontare. Negli anni 70, l'isola fu colpita da una catastrofica scarsità d'acqua che portò ad un drastico crollo dell'agricoltura. Per risolvere questo problema, il governo greco trivellò alcuni pozzi per raggiungere le acque sotterranee. Una parte dell'acqua che Nikos raccoglie dai pozzi oggi può essere riutilizzata. Ma non è sufficiente per il futuro. Cosa succederà quando le acque sotterranee si prosciugheranno? Il problema è che non abbiamo un piano B per continuare a coltivare le nostre terre. È frustrante sapere che c'è acqua in tutta l'isola, ma un solo secchio di acqua salata potrebbe danneggiare anche il raccolto più rigoglioso. E se fosse possibile la desalinizzazione, rimuovere il sale dall'acqua? Abbiamo il mare, una fonte inesauribile d'acqua. Se la desalinizzazione avesse un basso consumo energetico e un costo moderato, non ci sarebbero problemi di scarsità d'acqua in futuro. Ci trasferiamo al nord per trovare una soluzione. In Danimarca, un paese dove l'acqua non scarseggia. A Copenaghen, la ricercatrice Sylvie Brakfelt e il suo capo Klaus Nielsen stanno sviluppando un nuovo materiale rivoluzionario che potrebbe incrementare le riserve d'acqua dolce. La fonte di ispirazione era proprio sotto i loro occhi, i loro corpi. L'idea deriva dalla biomimetica. Lo studio, che si basa sull'impiego dei principi della natura, applicabili in un contesto industriale. Siamo composti da miliardi di cellule. Ogni parete cellulare presenta dei canali microscopici che permettono il flusso dell'acqua all'interno o all'esterno delle cellule. Questi canali sono formati da proteine chiamate acquaporine. I canali dell'acquaporine sono stati creati dalla natura durante un'evoluzione durata miliardi di anni per riuscire a filtrare le molecole d'acqua. Sono quindi essenziali per la vita degli esseri umani. Questo è possibile attraverso il processo naturale dell'osmosi. I canali delle acquaporine filtrano l'acqua attraverso una soluzione più concentrata all'interno della cellula, lasciando fuori il sale. Ma come sono riusciti a utilizzare la pressione osmotica naturale per filtrare l'acqua fuori dal corpo umano? Sorprendentemente, hanno creato un nuovo materiale che imita la parete cellulare. Abbiamo sviluppato una tecnologia che stampa acquaporine incorporate in uno strato di poliammide su una membrana di supporto. Al momento ne produciamo circa 1000 metri alla settimana. Incorporate sulla superficie del materiale, le acquaporine permettono il passaggio soltanto delle molecole d'acqua. Tutto il resto, incluso il sale, viene filtrato. Come può questo nuovo materiale migliorare i sistemi di filtraggio già esistenti? Il sistema di filtraggio dell'acqua funziona come una caffettiera a stantuffo. È molto faticoso filtrare una piccola quantità di caffè. Immaginate questo sforzo moltiplicato un milione di volte. Serve molta energia per filtrare l'acqua, perché le membrane si sporcano facilmente. Abbiamo bisogno di molti prodotti chimici per pulirle ed è quindi un procedimento molto costoso. Inoltre, grava molto sul nostro ambiente.
ma il nuovo sistema di acquaporine è a basso consumo energetico e a basso costo. Sylvie vuole testare questa tecnologia nel mondo reale. Se le acquaporine riuscissero a filtrare il sale dall'acqua del mare, il futuro di Nikos sarebbe molto diverso. Ciao! Sono Sylvie. E Nikos. Sylvie vuole fare vedere una dimostrazione di come le acquaporine potrebbero essere utilizzate per irrigare i raccolti. La materia prima è l'acqua salata. Adesso dobbiamo aspettare. Da una parte abbiamo l'acqua salata. Dall'altra un fertilizzante liquido concentrato. Così come avviene nelle cellule umane, attraverso il processo di osmosi, l'acqua viene attratta verso la soluzione più concentrata, in questo caso il fertilizzante. Se mettiamo le acquaporine attraverso le due soluzioni, soltanto le molecole dell'acqua si uniranno al fertilizzante. Sicuramente c'è più acqua, è più diluito. Adesso l'acqua del mare è abbastanza pura per irrigare i raccolti di Nikos. Le acquaporine non funzionano soltanto con l'acqua salata. Possono filtrare anche diverse sostanze inquinanti. Ci sono tante persone nel mondo senza acqua e senza energia per creare acqua. Questa tecnologia ha un potenziale enorme. Le nuove tecnologie a basso consumo energetico, come le acquaporine, saranno sempre più importanti perché offrono un futuro sostenibile alle persone colpite dal problema della scarsità d'acqua.